Attenzione puntata sull'udito e sul suo corretto funzionamento, specialmente quando l'età avanza. Per il quinto anno consecutivo i medici scendono in piazza per i check-up gratuiti di Nonno Ascoltami, l'iniziativa che continua a raccogliere consensi su tutto il territorio abruzzese e che da quest'anno diventa vocazione nazionale, coprendo ben 12 piazze sul territorio, un traguardo che attesta la validità dell'iniziativa che conta uno staff numerosissimo. 150 volontari in campo insieme a 90 tra logopedisti, audioprotesisti e audiometristi. Sono sicuramente gli specialisti otorino, che sono i medici preposti, gli audiologi e gli otorini, che sono quelli preposti allo studio e alla soluzione della sordità, ma ci sono tanti tecnici audioprotesisti, di cui mi onoro di essere il vicepresidente nazionale, che prestano la loro opera nell'accertamento del problema di udito. Ci sono i logopedisti, ci sono infermieri, ci sono, devo dire, a parte il personale della Misericordia e della Croce Rossa che ci dà anche una mano a gestire questi grandi numeri, siamo tutti in campo, tantissimi volontari. Nella giornata di oggi siamo più o meno 400, nella successiva saranno 300, e devo dire che è un bel risultato. Un check-up che consiste in diverse tappe al quale gli interessati si sottopongono in pochi minuti per accertare il corretto funzionamento del proprio apparato uditivo, causa cattive abitudini, inquinamento sonoro o semplicemente per il sopraggiungere dell'età. E proprio qui si svolgono i controlli, vediamo che ci sono dei fogli da riempire, si siedono ovviamente i cittadini, devono compilare un foglio. Quali sono le domande e soprattutto da cosa si capisce se ci sono delle cose che lasciano intuire il problema? Allora, innanzitutto è un questionario che serve proprio come screening primario per il test che faranno poi, audiometrico che faranno poi all'interno. Sono delle domande che riguardano le abitudini uditive del paziente. Già da queste domande si comincia a sapere se il paziente ha un problema uditivo, se ha difficoltà ad ascoltare soprattutto nel rumore, ed essendo una trasmissione rivolta a nonni, diciamo alle persone over 65, quindi già qui si comincia a vedere se durante la giornata, soprattutto in condizioni difficoltose come può esserci un rumore di sottofondo o in conversazione, se ci sono altre persone, se hanno una difficoltà uditiva. Questo è il primo indice che ci farà poi capire se il paziente ha una perdita uditiva, ed è questa quello che noi vogliamo fare di prevenzione. Quante persone che si presentano qui hanno il sospetto o anche la convinzione di avere un problema, e quante invece si siedono tanto per farlo e scoprono di averlo invece? Beh, diciamo che la maggior parte delle persone non si accorgono di avere un problema, però già il fatto che vengono vuol dire che un sospetto ce l'hanno. Comunque diciamo che ci sono parecchie persone, ma perché proprio la fascia d'età che chiaramente ci dà questo risultato. È la fascia più a rischio, perché oltre i 65 anni di età si sa che almeno dal 20 al 30% delle persone ha una perdita uditiva. Esistono diverse tappe poi per arrivare al referto finale. La prima l'abbiamo vista, è compilare un modulo, poi le altre in che cosa constano e quant'è la durata totale? Ma in 10 minuti facciamo tutto, fila permettendo. E il discorso è quello di accostare le persone all'esaminare il proprio udito, per evitare che trascurandolo si aggravi fino a una fase non più rimediabile. Qui facciamo l'audiometria, quindi dopo che l'otorino ha guardato il condotto uditivo, noi misuriamo quanto queste persone sentono, mandiamo dei suoni con un'apparecchiatura chiamata audiometro e segniamo su un grafico il responso del minimo livello sonoro delle persone. Dopodiché la persona passa dall'otorino alla laringoiatra che, leggendo il tracciato e esaminando l'orecchio, eventualmente dà indicazioni per terapie o rimediazioni protesiche. Questa è la quinta edizione, in qualche modo cresce sempre di più il numero delle persone che partecipa. Ecco, quali sono le osservazioni? È cambiato qualcosa in questi 5 anni? Le persone sottovalutano il problema oppure, insomma, in qualche modo vengono responsabilizzati? Le persone sottovalutano il problema, indubbiamente, perché
si tende a confondere il livello uditivo con la capacità di comprendere, che molte volte è migliore ma per ragioni intuitive, intellettive. Invece misurare l'udito è la tappa fondamentale per evitare di perdere via via, cioè che subentri un vero e proprio decadimento della capacità cognitiva. Se passano tanti anni è poi estremamente complicato recuperare una perfetta efficienza acustica. Si è parlato di over 65, quindi a partire da quell'età è necessario un controllo. Quali possono essere gli indizi, i problemi uditivi che una persona, un anziano può riscontrare dentro casa e che sicuramente lo devono portare a fare un controllo? Sicuramente tenere alto il volume della TV nella vita moderna è un indicatore di assoluta evidenza, come non sentire lo squillo del citofono, del telefonino. È importante non far passare tanto tempo, alcune volte si tratta semplicemente di una terapia, di un'occlusione dovuta al cerume o di qualcosa di molto banale che va però tempestivamente risolto. Questa è l'ultima tappa, quando si entra qui si ha il responso finale, ecco, finora sono oltre 150 le visite in 2 ore, qual è la media? Generalmente vediamo anche negli anni scorsi, abbiamo visto anche 500-600 persone in una giornata, contando che dalle 10 alle 18, quindi comunque una bella affluenza. Questo dovrebbe essere, se non erro, il 5º anno in cui facciamo questa manifestazione. Io me la sono seguita un po' tutte. E qui facciamo la refertazione, quindi vediamo, spieghiamo al paziente quello che ha eseguito, se ci sono danni uditivi o meno, e consigliamo la procedura poi da fare, se è una cosa, se c'è una problematica e riusciamo a capirlo tramite questi esami, poi se abbiamo qualche dubbio lo rinviamo in ospedale e ce lo vediamo con calma in ospedale. Quindi qua facciamo una sorta di refertazione e diamo indicazione tecnica al paziente, poi se c'è una problematica che riusciamo anche a scoprire qui, ce lo vediamo veramente con calma in ambulatorio nel nostro centro. Tra le novità portate alla luce dallo studio dei dati raccolti nelle precedenti edizioni e analizzati dall'Università d'Annunzio, sono in aumento i casi di danni all'udito per i giovani che, sottovalutando il problema, si trovano a pagare le conseguenze prematuramente. Dicono gli esperti, fondamentale intervenire già ai primi segnali. Le cause possono essere molteplici, non solo derivanti dall'invecchiamento. Possono essere genetiche oppure possono essere riconducibili a malattie congenite o acquisite, all'assunzione di alcuni farmaci, a traumi anche di natura sonora, come l'utilizzo degli auricolari con i lettori personali di file musicali. È un passo fondamentale e anche uno dei motivi per cui viene fatta questa manifestazione. In realtà gli studi parlano di un inizio dei problemi uditivi intorno ai 30 anni, che poi vengono trascurati e l'evidenza ormai diventa prioritaria in età più avanzata. Ma fare un controllo tempestivamente senza attendere che la cosa sia grave è fondamentale. Con Chieti e in particolare anche su Chieti, con l'Università d'Annunzio, abbiamo proprio predisposto un questionario per poter portare avanti una ricerca, uno studio epidemiologico proprio a livello universitario su alcuni risultati che intendiamo ottenere, ad esempio la correlazione tra l'uso del telefonino e il problema di udito, che sarebbero risultati, devo dire, quasi preoccupanti. Cioè, siamo curiosi di sapere le risposte. Erano stati oltre 2.000 gli screening effettuati nella scorsa edizione. In questa, altissima l'affluenza già dalle prime ore della mattinata. Si conferma la consapevolezza del valore dell'iniziativa nelle stime dei partecipanti che si sottopongono al check-up, con una percezione esatta del problema e la necessità di procedere a controlli specifici. Oggi è un po' il punto di partenza, direi che siamo partiti benissimo perché c'è una risposta enorme. La giornata è dedicata ai nonni, ma i nonni rappresentano un po' tutta la famiglia, noi diciamo sempre non c'è nonno senza nipote, proprio per dire che è la famiglia intera a essere interessata dal problema di udito. Quando c'è qualcuno in casa che soffre di un problema di udito ne risentono un po' tutti, perché questa persona viene emarginata, non partecipa più alla vita sociale ed è una sofferenza un po' per tutti. Invece un nonno attivo, un nonno che partecipa alla vita sociale della famiglia, può essere utile andare a portare i bambini, a portare i nipoti a fare sport oppure a prenderli a scuola, a interagire con loro, affinché in effetti tutta la famiglia intera sia operativa, attiva. E non è poco
questo nonno attivo non è un peso né per la famiglia né per la società. Per la quinta edizione c'è un nuovo partner che è il Polo dell'Economia Civile. Questa manifestazione viene ristudiata e presentata davvero in pompa magna perché le presenze lo attestano. Quindi quest'anno come è stato concepito? Ma in realtà abbiamo sposato la mission di Nonno Ascoltami, perché il Polo dell'Economia Civile si propone come partner per la pubblica amministrazione e le grandi imprese per tutto ciò che riguarda la persona, la famiglia, il cittadino, le traiettorie di sviluppo di Irene, che è uno strumento della Regione Abruzzo proprio per facilitare lo scambio pubblico-privato, sono in realtà quello tipico della sanità, dove la cooperazione sociale, il mondo del volontariato, le imprese sociali la fanno per la maggiore. La seconda linea è quella che riguarda i servizi proprio alle grandi imprese e alla pubblica amministrazione, e la terza riguarda proprio il territorio, la salvaguardia, l'ambiente. Quindi il nostro intento è quello di creare un mondo dove si viva meglio. Quindi Nonno Ascoltami è una manifestazione che migliora la qualità della vita, integra il pubblico e il privato, integra le strutture sanitarie pubbliche con quelle della cooperazione. Quindi abbiamo individuato un progetto che è nettamente similare e complementare con quello del Polo Irene. Vi aspettavate tutte queste presenze? Beh, in realtà la manifestazione è già di successo, però quest'anno è per la prima volta, anche grazie al Polo, è diventata una manifestazione nazionale, tant'è vero che saremo presenti anche nel Lazio, in Puglia, in Basilicata. E questo è un po' anche lo spirito proprio di Irene, cioè un polo dell'innovazione sociale, dell'economia civile che tende a trasferire modelli. Quindi la partecipazione di pubblico implica semplicemente il fatto che abbiamo visto bene che questo coinvolgimento, questo spostare l'ospedale in piazza, spostare gli operatori in piazza, sicuramente è una formula vincente. Fatti tutti quanti i controlli, poi è salito. Il responso qual è stato? Il responso non è stata una cosa molto grave, però comincia ad avere qualche problema di far controllare ulteriormente per vedere poi la terapia migliore, perché qui mi hanno detto che si può arrivare a capire l'80% per le rumorosità e le cose, quindi di controllarsi presso la loro sede in cabina isonorizzata, di modo che tutto quanto può essere molto più preciso. Per il momento nulla di molto importante, però da seguire. Questa giornata era ovviamente organizzata proprio per questo motivo, per la quinta edizione. È venuto apposta o si è trovato passato? No, sono venuto apposta, sapevo da tempo che si faceva questa manifestazione, questo insomma controllo, e ho approfittato. Ha fatto tutti quanti i check-up uditivi, ecco, in quel caso in particolare com'è andata? Diciamo che siamo al 90% di capacità uditiva, non molto grave, ma comunque da tenere in considerazione. Andrà a fare poi gli ulteriori controlli? Sicuramente, a questo punto è inutile lasciarlo così, perché sennò è come se non fossi venuto. Grazie a te, ciao. Una manifestazione concepita come una grande festa, e per questo presenti in piazza, oltre ai medici e agli operatori degli ospedali di Pescara e Chieti, anche i medici dell'associazione Clown Doc, i medici dell'associazione ISA, gli atleti della Pescara Basket, i Lions di Chieti e l'associazione La Compagnia del Sorriso, e spazio anche alle celebrazioni religiose con una benedizione dei nonni.